Ciao a tutti ragazzi e benvenuti alla seconda parte della saga di Nappa, il crudele Saiyan, su Dragon Ball Legends. Nello scorso episodio abbiamo visto quello che era la prima parte di questa saga. Ora abbiamo lasciato Tenshin che dopo il sacrificio di Leaf ha cercato di vendicare il suo compagno, ma inutilmente. Difatti Nappa è uscito illeso dall'attacco di Tenshin. E adesso cade a terra, cioè Tenshin cade a terra praticamente inerme e privo di energie. Quindi ora toccherà a Krillin, Gohan e Junior prendere in mano le redini della battaglia contro gli invasori. Nel frattempo Goku sta praticamente percorrendo il serpentone per tornare da Rehammer e tornare sulla terra. Ora praticamente Gohan ha detto corri Junior, scappa, tipo li tratterrò io, dopo tutto i Saiyan sono venuti per vendicarsi su Karot, quindi su Goku, anche se alla fine loro non importa niente, vogliono distruggere tutto appunto e basta. E qui comincia una battaglia, cioè uno scontro, diciamo una scaramuccia tra Gohan e Nappa. Anche se alla fine si uniscono anche Junior e Krillin. Mi raccomando ragazzi, ricordatevi di lasciare un bel like all'episodio per continuare a sostenere la serie. Inoltre vi invito, se non siete ancora iscritti, ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessuno dei prossimi episodi. Mi raccomando ragazzi, Allora, cerchiamo di togliergli un po' di vita con Gohan. Anche se la vedo un po' tosta, Comunque, oggi 8 giugno dovrebbe uscire il nuovo aggiornamento di Dragon Ball Legends. Difatti, non si riesce ad accedere prima delle 10 del mattino oggi perché c'è la manutenzione nella quale dovrebbero aggiungere poi il download con l'aggiornamento, nella quale dovrebbero patchare dei nuovi personaggi. Almeno così ho sentito dire. Se non sbaglio, adesso non vorrei dire cavolate, dovrebbero aggiungere Freezer nelle sue quattro forme, o cinque, non sbaglio. Cioè dovrebbe essere seconda forma, terza forma, cioè prima forma, quella grande, seconda, quella tipo alien, terza, quella corpo perfetto, come volete chiamarlo, e poi se non sbaglio dovrebbe esserci anche la massima potenza, ma non vorrei dire cavolate. Comunque sono solo dei rumor, non è detto, non si sa ancora niente. Ho letto delle robe in giro. Speriamo, vediamo come va a finire. Vediamo le 10 che cosa aggiungono. Speriamo che ci diano anche dei crystal, perché al momento sono a zero quasi. Allora, siamo riusciti a batterlo. Per quanto riguarda le sparking, delle 5 che si era possibile trovare me ne manca solo una, ed è Vegeta Scouter, che sfortunatamente non sono riuscito a trovare. Non so se sarà possibile trovarlo con la patcher nuova, magari sì, magari no, non lo so, non ne ho proprio idea. Speriamo di riuscire a ritrovarlo in futuro, anche perché è un vero peccato. Allora, passiamo alla prossima. E comunque oltre a Freezer dovrebbero aggiungere anche altri personaggi, però sì, non ho proprio idea di quali possano essere. Staremo a vedere ragazzi. Ok, qui Nappa si infuria con Gohan, cerca di attaccarlo, ma Junior si frappone tra i due e viene colpito in pieno, facendosi praticamente eliminare per proteggere Gohan. Junior dice: patetico, io il re dei demoni, Junior, ho piccolo, sconfitto a causa di un bambino praticamente, cioè di Gohan se non sbaglio. Ok, buon, qui Nappa sta per schiacciare Gohan. E in quel momento chi arriva ragazzi?
Ovviamente arriva il nostro carissimo Goku con la sua nuvola Speedy, la quale salva Gohan ovviamente. Allora, sì, buon qua, i capitoli non sono oro, boh, ma li rifarò in seguito, non c'è nessun problema. Allora, scegliamo la squadra giusta, direi, ok, qui c'è il Goku, quello della saga dei Saiyan, quello giallo lì. Direi con lui di selezionarlo, adesso vediamo ovviamente il discorso, il dialogo. Ok, dopo Bon, quando tutto si è perduto, praticamente in sintesi Goku, dopo l'addestramento con Rekaio, fa ritorno sul campo di battaglia. Qui Vegeta praticamente dice a Karot, o a Goku come volete chiamarlo, che caspita sei venuto a fare qui, vuoi davvero sfidare i tuoi fratelli, così con la cosa via. Goku praticamente lo ignora e chiama Gohan e Krillin da parte, e se non sbaglio gli dà dei fagioli di Bazar. Bon, i due gli dicono che questi sono dei mostri, che gli altri compagni sono tutti deceduti, che Junior è morto per salvargli la vita, e Goku infuriato si prepara a combattere contro i due nemici, i due avversari. Ovviamente ragazzi, tutta questa storia io la sto sintetizzando il più possibile, anche perché ovviamente tutti credo abbiate visto o abbiamo visto Dragon Ball Z. Nappa gli dice praticamente che cosa vuoi fare, e Goku dice la pagherete per i miei compagni, e comincia e si incazza e viene fuori la famosa frase a più di 9000. E oltre 9000, una roba del genere. Quell'altro, il Nappa dice non è possibile e comincia la battaglia, ovviamente. Allora selezioniamo ovviamente Goku della saga dei Saiyan, che al momento ce l'ho al 300 ed è un po' basso rispetto a Nappa. Abbiamo scelto comunque Goku e Junior, ho scelto solo due personaggi. Junior diciamo che è più un'assicurazione sulla vita in questo caso. Comunque non ho idea se oggi con la patch nuova aggiungano anche la parte riguardante Vegeta della storia. Staremo a vedere. Ok, ho messo anche Junior perché Junior è un personaggio di difesa e quindi può incassare molti più colpi rispetto al Goku in questo caso. Sei lì, Nappa ci avrebbe già massacrato con Goku. Facciamo così. Allora, carichiamoci, attacchiamo un po' Nappa. Ok, ora diamo il cambio, vai con Goku con Rising Rush, vediamo di concludere questa battaglia. E così Goku mette al tappeto Nappa. Ovviamente qui ho utilizzato anche Junior, però dai, un po' di immaginazione. Oh, che bello. Ah, peccato, va bene, non importa. Vediamo il dialogo.
Ah, ok, qui infatti sì, Goku l'ha messo a terra con il Kaioken e lo sbatte ai piedi di Vegeta praticamente. Gli dice a Vegeta: prendi il tuo compagno e andatevene. Nappa chiede aiuto a Vegeta, il quale ovviamente gli allunga la mano, fingendo di aiutarlo. Tra l'altro lo ringrazio anche dell'aiuto, fate voi. Vegeta lo lancia in aria e lo fa sparire dicendogli che non gli serve a niente, non sa neanche, non può muoversi. E ora muori. Krillin dice: ma è un mostro, ha eliminato il suo stesso amico, compagno, fratello, quello che volete. Buon fratello non credo proprio, comunque. Ok, qui beh, dice Goku sarà abbastanza forte per affrontare anche lui. E qui si conclude, anzi no, non si, ah sì, si conclude la storia di Nappa, perché adesso sono gli X1, X2, X3 e così via, che non c'entrano niente con la storia, sono semplicemente delle robe bonus che ti danno più punti e più cristalli, dai ragazzi. Adesso, allora, incassiamo le varie missioni. Ok, facciamo una summon da 1000 cristalli, vediamo se riusciamo a sbloccare qualcosa. Forza, forza. E concludiamo così con la summon l'episodio. Deve esserci qualcosa di interessante, ma forse anche no. Dai, dammi qualcosa, ma niente. Ho paura che qui non ci sarà proprio niente. Barter ce l'avevamo già. Lui ce l'avevamo già. Anche lui. Ce l'avevamo già. Già. Ok, praticamente questa summon è stata sprecata e non è servita praticamente a un tubero. Anche perché li avevamo già tutti, è servita praticamente solo ad aumentare il numero di stelle sui personaggi e neanche su tutti alla fin fine. Limit Breaker per Barter, che è andato a livello 2, per Freezer, che è andato a livello 2. E per Taipai, se non sbaglio, che è andato a livello 3, ragazzi. E anche Jayotzi, o If, è andato a livello 3. Buono, dai. E anche Recom è salito al 3, bello. Cioè, bello, sì, alla fine sono personaggi che neanche uso, ma ok, ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, ricordatevi di lasciare un bel like all'episodio e di iscrivervi al canale. Ciao ciao e al prossimo episodio. Ciao!